Buonasera, gentili telespettatori, benvenuti alla panoramica settimanale. Si è tenuta la terza seduta del Consiglio Comunale di Pola. All'ordine del giorno le attività delle istituzioni pubbliche. Vediamo il servizio. Il Consiglio Municipale di Pola ha bocciato la relazione sull'attività svolta nel 2020 dell'Università Popolare Aperta e della Comunità Sportiva della città di Pola. Insoddisfatti del lavoro di queste due istituzioni, tutti gli 11 consiglieri della maggioranza hanno votato contro l'adozione della relazione. Per le restanti 8 istituzioni pubbliche, ovvero le scuole dell'infanzia Pola, Malisiete e Rintintin, il centro diurno di riabilitazione Veruda, la biblioteca civica e sala di lettura, il teatro popolare Istriano, l'ente pubblico Pula Film Festival e il comando pubblico dei vigili del fuoco, le relazioni sono state accolte all'unanimità e con la maggioranza dei voti. Il Consiglio Municipale ha adottato inoltre la delibera sull'attuazione di misure particolari per prevenire l'abbandono dei rifiuti in rapporto alle località sulle quali per più volte consecutive è stabilito l'abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio della città di Pola. Secondo la decisione sono stati stabiliti i luoghi in cui saranno attuate e intensificate misure speciali per prevenire lo smaltimento dei rifiuti. Si tratta delle località all'Idroscalo, Vallelunga, Valovine, i boschetti urbani di Bussoler, Val di Becco, Monte Ghiro, Campo Marzio, Grega e Monte Paradiso, nonché la località nei pressi dei contenitori seminterrati. Sarà intensificato il controllo e la vigilanza degli operatori comunali. I luoghi saranno visitati almeno 2 volte al mese con relativo verbale che conterrà tutti gli indicatori rilevanti, compresa la documentazione fotografica. Sulla base delle conoscenze che deriveranno da visite più intense, sarà valutata la necessità di adottare misure aggiuntive, compresa l'installazione di ulteriori barriere fisiche o telecamere e tabelle, con il divieto di smaltire i rifiuti che influirebbero sulla prevenzione del ripetuto inquinamento in tale area. In seguito alla messa in funzione delle telecamere è previsto il monitoraggio quotidiano del sistema di videosorveglianza e la registrazione dei trasgressori. In collaborazione con la Camera di Commercio Croata e l'Associazione degli Artigiani saranno organizzati incontri con le imprese edilizie registrate al fine di conoscere gli obblighi e le possibilità di smaltimento dei rifiuti di costruzione e le conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi. In collaborazione con la ditta Erculanea i cittadini saranno regolarmente informati sulle possibilità e le modalità di smaltimento di tutti i tipi di rifiuti, nonché sulle possibilità di denunciare rifiuti smaltiti in modo improprio, ha spiegato l'assessore Ingrid Bullian. Inoltre, grazie alla collaborazione dei comitati locali, si prevede di trovare una modalità per eventuali educazioni e partecipazioni dei singoli abitanti di tali aree, nel senso di instaurare una comunicazione diretta con i potenziali trasgressori, cofinanziare le attività delle associazioni nella realizzazione di progetti nel campo della gestione dei rifiuti, sostenere, organizzare e partecipare alla raccolta dei rifiuti con l'intervento dei presidi, delle istituzioni primarie e prescolastiche, per organizzare laboratori didattici sulla corretta gestione e modalità di smaltimento di ogni tipo di rifiuto. Per l'attuazione di misure speciali, concretamente per la pulizia del terreno e delle aree pubbliche, sono state stanziate 200.000 cune per il 2021. Presso il cimitero comunale di Rovigno si è tenuta una cerimonia commemorativa per ricordare la figura e l'opera del professor Antonio Borme, il primo presidente dell'Unione Italiana. Vediamo. Il 16 luglio scorso l'Unione Italiana ha celebrato a Fiume con una cerimonia solenne il suo 30° anniversario, ricordando ed onorando l'importante figura del professor Antonio Borme, il quale ha dato un grande contributo all'Unione Italiana diventando il suo primo presidente. In occasione del 29° anniversario della sua morte si sono riuniti presso il cimitero comunale di Rovigno il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul e il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Marin Corva, i quali hanno tenuto un discorso percorrendo la storia dell'Unione Italiana e le opere del professor Borme. Ricordare la figura del professor Borme anche in questo anniversario, il 29° della sua scomparsa, ma il 30° dell'Unione, sia un atto estremamente doveroso. Sappiamo che la sua riabilitazione avvenne sul finire degli anni 80 all'interno di vari movimenti della società civile che si
formarono allora e soprattutto poi con il movimento per la Costituente. Quando si insediò la nuova Unione Italiana, il professor Borme fece un discorso del 2 marzo a Pola, di cui vorrei leggere alcune sue dichiarazioni. Lui dichiarò: uno scatto di orgoglio degli italiani di queste terre che vogliono riappropriarsi dei loro diritti, derivanti dall'autoctonia storica, e dichiarano di voler contare ancora come corpo vivo, creativo e perfettamente equiparato in una regione che è stata sempre anche la loro, diventando finalmente protagonisti di una convivenza qualitativamente nuova che nello spirito della comprensione, della tolleranza e della solidarietà esalti i valori storici, culturali e linguistici delle tre componenti etniche autoctone della nostra regione. Questo è il citato che disse allora tra le varie interventi, ma che mi sembra estremamente significativo, che disse allora il professor Borme. Io aggiungerei che ciò si svolge, come ne era sicuramente consapevole anche Borme, nello spirito europeo fondato sui valori della democrazia, del pluralismo, dello Stato di diritto e del dialogo interculturale. Il professor Antonio Borme partecipò attivamente alla vita sociale e politica della comunità italiana e contribuì alle componenti di riforma dell'Unione Italiana in Croazia e Slovenia. Dopo le prime elezioni libere e democratiche per gli organi di rappresentanza della minoranza italiana in Croazia e Slovenia, venne eletto nel 1991 presidente dell'Assemblea Costituente della nuova organizzazione degli italiani. È una comunità che non vive il proprio presente, non pensa al proprio futuro e non ricorda il proprio passato, è una comunità sicuramente che ha difficoltà ad essere attiva. Ecco, per questo motivo noi abbiamo l'obbligo, non solo morale, di ricordare queste persone che hanno dedicato la propria vita in periodi anche difficili, anche a scapito dei propri interessi personali, alla nostra comunità. E ricordando queste persone dobbiamo impegnarci tutti per un passato, per in pratica tramandare ai nostri figli e ai nostri nipoti quello che abbiamo ereditato dai nostri nonni, dai nostri padri, dalle nostre nonne e anche dalle nostre madri, ovviamente. Alla cerimonia hanno preso parte anche il vice sindaco di Pola in quota Comunità Nazionale Italiana Bruno Cerniul, la preside della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno Ines Venier e lo storico e ricercatore Giovanni Radossi di Rovigno. A proposito di quanto io faccio, sto facendo o ho fatto fino ad oggi, la ricerca storica, Borme è un punto di riferimento fondamentale e grazie al suo impegno di presidente dell'Unione degli Italiani nel 1968 che il centro ha avuto origine, e la sua diciamo così, determinazione nel aiutare alcuni di noi entusiasti che proponevano una cosa del genere è stata fondamentale. E la personalità di Borme era già allora molto intesa e temuta dalle autorità, perché non riuscivano a imbrigliare la sua attività e la sua personalità, semplicemente perché dicevano: ma noi lo ascoltiamo, ma non abbiamo capito che cosa voglia dirci. Cioè, era talmente ben preparato e talmente ben organizzato il suo pensiero, il suo progetto di come la comunità nazionale italiana dovesse vivere in convivenza con gli altri le altre componenti del territorio, che queste persone non riuscivano a capire che cos'è che lui pianificava. Il professor Antonio Borme ha lasciato ai posteri la responsabilità di rispettare e far rispettare i diritti, la lingua e la cultura della comunità nazionale italiana. A Rovigno inizia la costruzione degli appartamenti POS. Presso l'amministrazione cittadina si è tenuta la stipulazione del contratto di costruzione con l'appaltatore dei lavori, la società GP Kirk, nonché il contratto sui diritti e doveri reciproci tra l'APN e la città di Rovigno.
Si tratta della costruzione di due edifici plurifamiliari per un totale di 28 unità abitative con tanto di depositi e posti auto associati presso l'abitato di Stanga. Alla firma hanno partecipato il sindaco Marco Paliaga e i suoi collaboratori, il caposettore del settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti Ivan Begic e la caposettore del settore amministrativo per gli affari comunali e per l'edilizia Tania Miscetta, nonché il direttore dell'Agenzia per le transazioni legali e l'intermediazione immobiliare Dragan Christov, assieme all'assistente Josip Tokic e il rappresentante dell'appaltatore, il presidente dell'amministrazione della società Josip Puric e il direttore dei lavori e procuratore Sanjin Puric. In collaborazione con l'agenzia APN che promuove i programmi di edilizia agevolata nel nostro paese, la città di Rovigno lavora ormai da qualche anno allo sviluppo di un progetto per la costruzione di due edifici con la formula dell'edilizia agevolata. Trattandosi di un progetto che ha una particolare importanza soprattutto per le giovani famiglie che desideriamo mantenere a Rovigno, le nostre previsioni, le nostre speranze erano che questo potesse realizzarsi nel più breve tempo possibile. Purtroppo non è stato così, i tempi si sono un po' allungati e ci siamo imbattuti in diversi ostacoli. Quello forse più significativo è stato l'aumento dei prezzi del materiale edile, per cui all'appalto pubblico le offerte che erano pervenute da parte degli esecutori superavano di non poco il valore stimato del progetto, che inizialmente era di 14 milioni di cune. Il prezzo è aumentato quasi del doppio, perciò la città ha deciso di cofinanziare la costruzione. Quindi, oltre ad aver assicurato sia i terreni per la costruzione degli edifici, oltre ad aver assicurato anche l'infrastruttura necessaria, ora contribuiremo anche con un importo aggiuntivo di quasi 4 milioni di cune e si rinuncerà ai contributi comunali, come anche al diritto agli indennizi per la cessione del terreno e a quelli per gli allacciamenti all'infrastruttura. La costruzione inizia ad ottobre e dovrebbe terminare entro il termine di 480 giorni. Il prezzo monta a 1.350 euro al metro quadrato. Va detto che questi edifici si troveranno nell'abitato di Stanga, dove ci sono già tre edifici di edilizia agevolata che sono stati costruiti circa 10 anni fa. Quindi abbiamo deciso di continuare appunto con questa iniziativa perché penso siamo tutti coscienti del fatto che la nostra città, essendo una destinazione turistica molto, molto pregiata, molto gettonata, automaticamente ha dei prezzi di mercato legati agli immobili che sono molto alti e quindi sono poco accessibili soprattutto ai giovani. La città ovviamente non ha intenzione di fermarsi qui, ma continuerà con questo progetto una volta costruiti questi due edifici, ha l'intenzione di costruirne degli altri, per cui ha già previsto i terreni necessari sempre nella zona di Stanga. Il direttore dell'APN, Dragan Christov, ha sottolineato che l'Agenzia per le transazioni legali e l'intermediazione immobiliare attua il progetto di edilizia agevolata da circa 20 anni e finora sono stati costruiti più di 8.300 appartamenti. Il progetto che stiamo realizzando a Rovigno comprende due edifici di 14 appartamenti, ciascuno della superficie di circa 2.000 metri quadri, insieme a posti auto e depositi associati. Il valore totale dell'investimento ammonta a 24 milioni di cune, di cui 5 milioni e mezzo di cune sono coperte dai mezzi di incentivazione della Repubblica di Croazia. Spero che con un appaltatore di qualità come la GP Kirk completeremo la costruzione entro il termine di 480 giorni e consentiremo alle giovani famiglie di trasferirsi, ha concluso Christov. Pola ha una nuova attrazione culturale e turistica nel cuore della città vecchia. Infatti è stato aperto ai visitatori l'ascensore che collega la galleria sotterranea Zerostrasse con il castello, sede del Museo Storico e Navale dell'Istria.
cari telespettatori, ci troviamo all'interno dell'ascensore che finalmente è stato aperto al pubblico, quello che collega il tunnel Zerostrasse con il museo marittimo e storico dell'Istria. La perforazione del tunnel e la costruzione dell'ascensore nell'ambito del progetto europeo Sistema di Fortificazione di Pola come nuovo prodotto culturale e turistico è giunta al suo termine. La fusione tra il patrimonio culturale e le tecnologie moderne rendono questa località più attraente e accessibile, tanto da aver attirato molti turisti in pochi giorni. Dopo 10 mesi di lavori di preparazione e di costruzione dell'ascensore che collega l'area del tunnel della Zerostrasse con l'area della fortezza dove si trovano gli spazi per gli uffici e le sale espositive del museo storico, venerdì scorso è stato messo in funzione. Devo esprimere la mia soddisfazione con il progetto e la sua realizzazione. Vorrei ringraziare con un grande piacere tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto, la città di Pola, l'ente turistico di Pola e tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito a questo grande progetto. Progetto europeo dove sono insieme la città di Pola, il museo storico e navale dell'Istria e l'ente turistico, è il progetto che ha fatto il castello come gli ha fatto una nuova identità, un nuovo approccio. L'ascensore è importante per due cose: la prima è che collega Zerostrasse con il castello e la seconda è che farà possibile per la gente che è anziana o che fa difficilmente a camminare di venire al castello e visitarlo. Questo è tutto importante perché con questa nuova identità e quando si anche ristrutturerà il piccolo teatro romano e con il museo archeologico, questo sarà il punto centrale della cultura di Pola dove la gente potrà spendere anche tutto il giorno. I tunnel sotterranei di Zerostrasse si allungano sotto quasi tutto il perimetro della città di Pola. Furono costruiti all'epoca della Prima Guerra Mondiale come ripari dai possibili attacchi aerei sulla città. Ogni collina situata nei pressi della città vecchia veniva scavata e in questo modo fu creata la vasta rete sotterranea di tunnel. La galleria sotterranea ha 4 ingressi e ciò consente un afflusso d'aria e la temperatura all'interno oscilla tra i 14 e i 18 gradi. All'ingresso, accanto alla porta Gemina, i visitatori possono visitare il museo sotterraneo e conoscere la storia della tranvia di Pola a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Dopo aver visitato la galleria sotterranea, i visitatori possono raggiungere l'ascensore attraverso il quale si accede al castello, da cui si gode una bellissima vista sulla città e sul golfo di Pola. Per tutti i visitatori che hanno la residenza a Pola, l'ingresso al tunnel Zerostrasse è gratuito, mentre tutti gli altri visitatori pagheranno il biglietto dall'importo di 40 cune. Abbiamo chiesto ai visitatori quanto sono soddisfatti del nuovo ascensore. Sì, siamo saliti in ascensore, abbiamo visitato la galleria nel tunnel e devo dire che è molto interessante. Penso che questa fusione tra gli elementi storici e militari e la bellissima vista della città siano particolarmente interessanti. Penso che valga davvero la pena venire in questa città, quindi se vi trovate nei pressi di Pola assicuratevi di visitarla perché ci sono molte cose interessanti da vedere. Prossimamente verrà aperto anche il primo livello, cioè un altro corridoio, della galleria sotterranea di Zerostrasse, anch'esso raggiungibile in ascensore. Il titolare del progetto è la Fondazione per l'incoraggiamento del partenariato e lo sviluppo della società civile, che attuerà il progetto in collaborazione con l'Associazione di Cultura Tecnica di Pola, Agenzia per lo Sviluppo dell'Istria, Società Matematica Istria, Società per la Robotica Istria, Centro di Educazione Marittima, Facoltà di Scienze Naturali, Università Juraj Dobrila e la città di Pola. Questo progetto mira principalmente a responsabilizzare e organizzare le organizzazioni della società civile per lavorare meglio, svolgere attività con bambini e giovani e divulgare lo STEM attraverso le loro attività.
La parte più importante del progetto, che avrà un valore duraturo, è il futuro Giardino della Scienza, che sarà allestito nel centro storico dietro l'edificio della Comunità di Cultura Tecnica, con molte diverse attrezzature interattive modellate sul parco scientifico di Oroslavlje. In questo giardino della scienza soprattutto i bambini avranno l'opportunità di essere educati con il progetto STEM per imparare alcune cose di cui la società ha bisogno, qualcosa che dia nuovi valori. Questo è l'inizio. Devi impiantare qualcosa molto presto nel bambino in modo che possa crescere in qualcosa in seguito. La società trarrà beneficio da tutto questo. Il progetto prevede anche di allestire uno spazio denominato Fab Lab, in modo che i bambini e i ragazzi possano imparare ad utilizzare diverse macchine moderne. Il precessore di questo progetto è stata l'apertura del Centro per la Divulgazione Scientifica nel 2015, nella Comunità di Cultura Tecnica di Pola. Circa 5.000 alunni da tutta l'Istria hanno visitato questo centro. Speriamo che anche i bambini vengano nel nuovo giardino. Vengono da tutta l'Istria, vengono in gita a Pola e poi visitano questo laboratorio attrezzatissimo. Fanno esperimenti di fisica e chimica. Non tutte le scuole sono così attrezzate, quindi abbiamo offerto loro questo centro di divulgazione. Uno dei partner del progetto è la città di Pola. Il vice sindaco Ivona Mocenic ha sottolineato la sua importanza per la divulgazione delle scienze naturali, matematica, ingegneria e tecnologia. Riteniamo che la divulgazione del progetto STEM tra i bambini in età prescolare sia estremamente importante, perché in questo modo incoraggiamo l'interesse dei bambini per la scienza attraverso vari laboratori, mostre, spettacoli, eccetera, che è estremamente importante. Con le migliori attrezzature e le novità che ci saranno in questo settore, sono profondamente convinto che riusciremo a influenzare ulteriormente la motivazione dei nostri più piccoli concittadini ad amare l'area STEM e questa area della scienza. Il progetto dovrebbe essere realizzato nei prossimi 2 anni, ma il Giardino della Scienza dovrebbe essere operativo tra 1 anno. Il valore del progetto è di quasi 2,5 milioni di cune ed è finanziato al 100% dal Fondo Sociale Europeo. All'interno di questo lodevole progetto verrà ideato e sviluppato un innovativo modello di educazione per bambini in età prescolare nell'approccio alla scienza, che continuerà a servire gli educatori nella realizzazione di attività di divulgazione STEM attraverso divertenti spettacoli interattivi intitolati Piccoli Scienziati. Sono in visione presso la chiesetta umaghese di San Rocco i monumenti e i rustici dell'autore veneto Giancarlo Stival. Anni di fatica ed attenzione per i dettagli hanno fatto sì che molti importanti dettagli del territorio istriano siano stati interpretati in quelle che potremmo chiamare miniature d'autore. Nelle sue opere non riusciamo a cogliere dei veri dettagli modellistici, ma palpita sempre più vivo nelle sue creazioni un ardore che si fa storia e tutto questo lo sa trasferire a chi gli si avvicina. Sono alcune delle parole di presentazione di questo artista veneto di istriana adozione che in quelli che lui chiama rustici mette più dell'anima, più del certosino impegno per realizzarli. Dire che ci metta il cuore però è troppo poco, poiché Giancarlo Stival, classe 1944, nei suoi lavori ci mette tutta la linfa vitale che lo ha contraddistinto fin da giovane. Noi potremmo chiamarle miniature, uno dei nomi forse più appropriati potrebbe essere plastici, ma le riproduzioni di chiese, vie e piazze istriane di Giancarlo vanno oltre la mera arte della costruzione in scala. I suoi lavori sono la stregua di ritratti d'autore e così dovrebbero venire interpretati. Naturalmente ognuno vedrà qualcos'altro nelle sue opere, ma il denominatore comune è indubbiamente l'amore per la terra istriana, un amore ultraterreno, lo stesso che nutre nei confronti dell'amata e prematuramente scomparsa moglie Graziella, di origini fiumane.
Lo abbiamo incontrato in riva al mare, in quel di San Giovanni Umaghese, dove Giancarlo ama ritirarsi tra amici e conoscenti. I ricordi dell'Istria dopo la guerra non erano dei migliori, fin quando un amico esule non gli ha fatto notare che l'Istria ha sempre molto da dire. È stato un po' questo l'ago percussore che lo ha portato ad occuparsi dei suoi rustici, poiché chiamarli miniature sottovaluterebbe molto il loro valore. Monumenti e chiese sono state le sue prime reinterpretazioni. Ci ho pensato bene e subito ho cominciato a fare alcuni monumenti, chiese, la chiesa della Natività della Madonna di Albona, quella di Sbandai, San Giovanni e Paolo. Parlavamo di Istria, ma va detto che l'estro creativo dell'autore si è distinto con reinterpretazioni che esulano dal territorio prettamente istriano. Tra gli esempi, la porta di terraferma a Zara o la basilica di Aquileia, luoghi simbolo della Repubblica Serenissima di cui Giancarlo è cantore di grandezza e longevità. I suoi monumenti e rustici, come ama dire l'autore, finora sono stati oltre 300. È difficile contarli, dato che negli anni, non avendo scopo di lucro, sono stati donati ad amici e conoscenti. Ma su gentile concessione abbiamo potuto riprendere alcune delle opere più significative presso la chiesetta di San Rocco nello stretto centro umaghese, più conosciuta come la chiesetta degli Appestati, dove arte, pazienza e fatica hanno creato un connubio inscindibile. Ecco quali fatiche l'autore ricorda più vivamente. Beh, l'Arena di Pola, un buon sei mesi. Lavorando soprattutto di notte, dalle 3 di notte fino alle 10, 11, eccetera, quando il mondo si sveglia. Sono le ore più creative? Più creative, e anche la mente più sveglia riesce a risolvere piccoli problemi, eccetera, perché io sono un autodidatta, nessuno mi ha insegnato niente, tutto da solo. Oltre all'Arena di Pola, in quest'ottica rientra anche Corso Vittorio Emanuele a Fiume, oggi solo Corso, che Giancarlo ricorda in particolar modo, e la chiesa di Aquileia, con annesso il cimitero degli eroi dietro al monumento. In questa ricostruzione sono comprese anche le 10 tombe dei militi ignoti realizzate con frammenti originari dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, al fine di rendere quanto più realistica l'interpretazione dell'autore. Purtroppo però non abbiamo avuto l'occasione di riprendere tutte le opere menzionate, dato che le stesse sono disseminate in un territorio piuttosto vasto e, come dicevamo poc'anzi, parte di collezioni private. E le opere di Giancarlo Stival sono le benvenute presso la chiesetta di San Rocco, monumento storico del XVI secolo. A dircelo è la curatrice dello spazio espositivo, la signora Mira Spajic. Il piccolo tempietto è a disposizione del pubblico ogni giorno ed è positivo, ci ha detto sempre la signora Spajic, che questi e altri manufatti raccontino la storia locale e avvalorino la piccola chiesetta degli Appestati, indubbiamente la meno conosciuta di Umago, la quale avrebbe bisogno di un importante rifacimento del tetto. Le testimonianze di Giancarlo Stival sono presenti pure negli ambienti della locale comunità degli italiani Fulvio Tomizza e nella pubblicazione Istria Salve, un volumetto questo edito dal Centro Mondiale per la Cultura Giuliano Dalmata ad opera di Nidia Cernecco e Gigi D'Agostino. L'edizione è del 2013 ed è grazie al contributo dell'Unione Italiana che questo volume è uscito. La piacevole socializzazione e il divertimento delle attività sportive ed educativo-creative sono la combinazione vincente della colonia estiva per bambini organizzata dalla città di Rovigno e dall'Unione Sportiva Locale. La colonia è destinata ai bambini dai 7 ai 12 anni con residenza sul territorio di Rovigno e comprende varie attività quali la scuola di nuoto e tuffi, atletica leggera, pallavolo, calcio, pallacanestro, badminton, ma anche diversi laboratori artistici e didattici. Il programma dura dal lunedì al venerdì dalle 8 fino alle 15 e si svolge in 4 turni diversi. Le attività sportive sono svolte da allenatori abilitati, mentre i laboratori artistici e didattici sono guidati da professionisti. Questo è il secondo ciclo della colonia, quindi all'incirca abbiamo 50 bambini per ciclo e l'attività è divisa in vari campi, quindi c'è un ricevimento, dopodiché ci raduniamo tutti e abbiamo l'attività sportiva,
Dopo c'è l'attività artistica per i bambini, il pranzo, c'è l'attività legata un po' a riposo, quindi giochi di società, carte, e dopo andare al mare, che è la cosa più divertente per loro in effetti. La colonia durerà ancora penso 2 cicli e ogni ciclo ha così 50 bambini, quindi sarebbero in totale anche 100 e qualcosa bambini, 300 anzi, se calcoliamo che per ciclo sono 50 bimbi. Al campo giochiamo, ci divertiamo, non so, tipo facciamo braccialetti, corriamo per il... Sì. Poi, non so, giochiamo a calcio, poi sì, badminton, poi non so, adesso abbiamo fatto una piccola caccia al tesoro e abbiamo trovato delle calecca e degli altri bomboncini. E, niente, questo è tutto. E poi corriamo per il campo, un po' andiamo in giro oppure andiamo al mare, così. Io faccio di solito braccialetti e coloro. Sì, e vedi, ne ho anche uno sul braccio. Mi piace più un po' giocare con gli amici. Il sindaco di Rovigno, Marco Paliaga, e i suoi collaboratori, il vice sindaco David Modrushan e il caposettore del settore amministrativo per gli affari sociali Edita Sosic Blažević, hanno visitato i piccoli partecipanti, elogiando il lavoro e l'impegno dei responsabili che fanno in modo che i bambini trascorrano il loro tempo libero in modo qualitativo e costruttivo, e soprattutto che alla fine di ogni giornata tornino a casa con il sorriso sulle labbra, in attesa del prossimo emozionante giorno. La colonia estiva è aperta fino al 27 agosto. Da sottolineare che ci sono ancora posti vacanti. Il prezzo per un turno di 2 settimane è di 500 kune. La somma restante è assicurata dalla città di Rovigno con uno sconto aggiuntivo del 20% per il secondo bambino. E con questo siamo giunti alla fine della panoramica settimanale. Grazie dell'attenzione e buona serata.